di oroscopo. Ma io mi impegno di là perché noi siamo arrivati tardi. Io ti sono tante serie non più. Chi arriva prima sei stanza. Ah sì! Lui sì. Vabbè, ma tante mai. Da qua lui dove mette le sedie? Ma non ci saranno le sedie. E allora che ormai. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. Nel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse a Marta: chi crede in me non morirà per sempre. Parola del Signore. Leitura do Evangelho de São João. Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Palavra da salvação. Voi non potevate nemmeno passare attraverso. Noi avevamo aspettato, eravamo qua, tanto non ci ha fatto passare, ci ha mandato. Abbiamo preso. Oggi ritorno ancora sull'affermazione: credo la resurrezione della carne. Si tratta di una verità non semplice, e tutt'altro che ovvio, perché vivendo immersi in questo mondo non è facile comprendere le realtà future, ma il Vangelo ci illumina. La nostra risurrezione è strettamente legata alla risurrezione di Gesù. Il fatto che Egli è risorto è la prova che esiste la risurrezione dei morti. Vorrei allora presentare alcuni aspetti che riguardano il rapporto tra la resurrezione di Cristo e la nostra resurrezione. Lui è risorto, perché Lui è risorto, anche noi resusciteremo. Anzitutto, la stessa Sacra Scrittura contiene un cammino verso la fede piena nella resurrezione dei morti. Questa si esprime come fede in Dio, creatore di tutto l'uomo, anima e corpo, e come fede in Dio liberatore, il Dio fedele all'alleanza con il suo popolo. Il profeta Ezechiele, in una visione, contempla i sepolcri dei deportati che vengono riaperti e le ossa aride che tornano a vivere grazie all'infusione di uno spirito vivificante. Questa visione esprime la speranza nella futura risurrezione di Israele, cioè nella rinascita del popolo sconfitto e umiliato.
Gesù nel Nuovo Testamento porta a compimento questa rivelazione e lega la fede nella resurrezione alla sua stessa persona e dice: io sono la resurrezione e la vita. Infatti sarà Gesù Signore che risusciterà nell'ultimo giorno quanto avranno creduto in Lui. Gesù è venuto tra noi, si è fatto uomo come noi in tutto, eccetto il peccato. In questo modo ci ha presi con sé nel suo cammino del ritorno al Padre. Egli, il Verbo incarnato, morto per noi e risorto, dona ai suoi discepoli lo Spirito Santo come caparra della plena comunione nel suo regno glorioso che attendiamo vigilanti. Questa attesa è la fonte e la ragione della nostra speranza, una speranza che, se coltivata e custodita, la nostra speranza, se noi la custodiamo diventa luce per illuminare la nostra storia personale e anche la storia comunitaria. Ricordiamolo sempre, siamo discepoli di colui che è venuto, viene ogni giorno e verrà alla fine. Se riuscissimo ad avere più presente questa realtà, saremmo meno affaticati dal quotidiano, meno prigionieri dell'effimero e più disposti a camminare con cuore misericordioso sulla via della salvezza. Un altro aspetto: cosa significa resuscitare? La resurrezione, la resurrezione di tutti noi, avverrà nell'ultimo giorno, alla fine del mondo, ad opera dell'onnipotenza di Dio, il quale restituirà la vita al nostro corpo riunendolo all'anima, in forza della resurrezione di Gesù. E questa è la spiegazione fondamentale, perché Gesù è risorto, noi risusciteremo. Noi abbiamo speranza nella resurrezione perché Lui ci ha aperto la porta, ci ha aperto la porta a questa risurrezione. E questa trasformazione in attesa, in cammino alla resurrezione, questa trasfigurazione del nostro corpo viene preparata in questa vita dal rapporto con Gesù, nei sacramenti, specialmente l'Eucaristia. Noi che in questa vita ci siamo rinutriti del suo corpo e del suo sangue, resusciteremo con Lui per mezzo di Lui. Come Gesù è risorto con il suo proprio corpo, ma non è ritornato ad una vita terrena, così noi risorgeremo con i nostri corpi che saranno raffigurati in corpi gloriosi. Ma questa non è una bugia, questo è vero. Noi crediamo che Gesù è risorto, che Gesù è vivo in questo momento. Ma voi credete che Gesù sta vivo, che è vivo? Ah, non credete? Credete o non credete? E se Gesù è vivo, voi pensate che Gesù ci lascerà morire e mai resuscitare a noi? No! Ci aspetta, e perché Lui è risorto, la forza della sua risurrezione
sussiderà a tutti noi. E già in questa vita noi abbiamo una partecipazione alla resurrezione di Cristo. Se è vero che Gesù ci susciterà alla fine dei tempi, è anche vero che per un certo aspetto con Lui già siamo risuscitati. La vita eterna comincia già in questo momento, incomincia durante tutta la vita verso quel momento della resurrezione finale. E già siamo risuscitati, infatti mediante il battesimo siamo inseriti nella morte e resurrezione di Cristo e partecipiamo alla vita nuova, che è la vita di Lui. Pertanto, in attesa dell'ultimo giorno, abbiamo in noi stessi un seme di resurrezione, quale anticipo della resurrezione piena che riceveremo in eredità. Per questo anche il corpo di ciascuno di noi è risonanza di eternità, quindi va sempre rispettato e soprattutto va rispettata e amata la vita di quanti soffrono perché sentano la vicinanza del regno di Dio, di quella condizione di vita eterna verso la quale camminiamo. E in questo pensiero ci dà speranza. Siamo in cammino verso la resurrezione. E questa è la nostra gioia. Un giorno trovare Gesù, incontrare Gesù e tutti insieme, non qui in piazza, in altra parte, ma gioiosi con Gesù. E questo è il nostro destino. Les Français sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur fidélité.